tu sei dentro un enorme stanzone di fianco a delle altre persone e vedere la faccia di un tuo caro non può che dare un sollievo incredibile. Poter rivedere il loro caro, poter risentire la voce, poter sapere come sta il nipotino, come sta il figlio, è proprio un ricordarsi che a casa c'è qualcuno che mi aspetta, c'è qualcuno che mi sta pensando, che sta lottando insieme a me. Verificare il trattamento dedicato alla persona cara con la possibilità di guardarsi negli occhi, il calore di un sorriso dal vivo, è quanto reso possibile nell'ospedale maggiore di Bologna con l'inaugurazione a giugno scorso di un nuovo modello di terapia intensiva Covid, in cui la zona contaminata è isolata con una parete di vetro da una zona senza rischi, dove possono accedere anche i parenti dei ricoverati. Vengono in questo spazio, che è questa zona non contaminata. Questa è quella che noi chiamiamo la bolla, è una zona non contaminata con tutta una reazione apposta che permette di poter stare qui, permette il contatto visivo. Quindi il parente almeno riesce a vedere il proprio caro e questo è un valore aggiunto importante. In alcuni casi poi è anche concesso l'ingresso dei familiari, con tutte le dovute precauzioni, anche all'interno della zona contaminata. Voi permettete in alcuni casi, come nel caso di una persona in fine vita, al proprio caro di entrare all'interno. Poter essere qua è come se fosse già una fase iniziale di elaborazione del lutto, no? Cioè riuscire ad esserci, a fare qualcosa per lui. Purtroppo da quando l'Emilia-Romagna è diventata zona arancione, le visite dei familiari sono concesse solo in casi molto delicati e nel fine vita. Tanto umanizzazione è stata portata via nella prima ondata, come poteva essere marzo, che restituirla sarebbe un atto di orgoglio da parte nostra, ma anche dovuto nei confronti di chi in realtà vede solamente, sente che ti portano via una persona da casa e poi non ha più possibilità di vederla.